Io sono di Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo, o Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di Gesù, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e la verità eterna. Per Cristo nostro Signore. In questo momento di preghiera vorrei riprendere alcuni passaggi del Vangelo della quinta domenica del tempo di Pasqua. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: vado a prepararvi un posto. E questa è una promessa che ci riempie di consolazione, perché ci apre all'Eterno e ci permette di comprendere che il travaglio che stiamo vivendo, la difficoltà, la sofferenza, il dolore, è destinato a finire, ad essere tolto. Vado a preparare un posto. E poi ci sono due dialoghi che vengono riportati, quello con Tommaso e quello con Filippo. Dice: dove vado io, voi conoscete, perché dove sono io sarete anche. E voi conoscete la vita. E Tommaso dice: ma non sappiamo dove vai, come facciamo a conoscere la vita? E Gesù dice questa cosa bellissima: io sono la via, la verità e la vita. E lui, quello che permette il compimento. E nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. E questa è l'altra cosa grandiosa che ci viene. Che per arrivare al compimento, alla parte, alla totalità, all'Eterno, la strada è questa. E il piccolo Orlando questo l'aveva impresso nel cuore: io sono di Gesù. Perché ciò che lo definiva, ciò che gli dava forza, criterio, luce, discernimento, lui apparteneva a Cristo, era di Cristo. Chiediamo anche noi di avere questa consapevolezza, questa forza, questa luce, questa profondità. Poi, continuando nel dialogo, Signore, dice Filippo, mostraci il Padre e ci basta. Certo, il desiderio dell'Eterno è nel cuore dell'uomo, ma Filippo, e il Signore lo richiama proprio su questo, non intuisce che proprio vedendo il Figlio si entra nel Padre. E Gesù vi fa questa, pone questa chiarificazione: io e il Padre siamo una cosa sola. Che rimane in me e compie le sue opere. Per cui ringraziamo per questo dono grande che il Signore ci fa. E mi permetto in questo momento particolare di questa drammatica storia di sottolineare una cosa con cui nel dialogo con le persone ho ripreso tantissimo in questo tempo. Dobbiamo riprendere le ragioni di tutto, tutto quello che avevamo fatto finora, per abitudine, per consuetudine, perché riconosciuti comunque come una cosa bella e importante, vanno ripresi profondamente. Bisogna riprendere le ragioni di tutto: la reazione dell'esistenza del creato, la ragione della nostra esistenza, del fatto di essere stati chiamati, della storia che cominciava con Dio, dell'evoluzione del mistero nella nostra vita, riprendere le ragioni profonde di tutto. Perché se non apriamo il cuore, Dio passa ma non può entrare, non può cambiarci, non può rinnovarci. Bisogna aprire il cuore chiedendo di una profondità nuova, le ragioni di tutto. Chiediamo queste grazie, chiediamo anche attraverso l'intercessione del piccolo Orlando questo possa accadere. Concludo dicendo la preghiera per la quinta finale della quinta domenica di Pasqua, la benedizione che ho preso da Giovanni Paolo II nella festa della Divina Misericordia e infine la preghiera al piccolo Orlando. Preghiera. Assisti, Signore, il tuo uomo che è colmato della grazia di questi santi misteri.
ed ora la benedizione, secondo le parole di Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo nome nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Amen. Chinati su di noi peccatori, risale la nostra debolezza, sconfiggi il male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Amen. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione di tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore Gesù Cristo risorto, riprendiamo il nostro cammino in questo tempo di Pasqua. Ed ora la preghiera è coronata, perché intercede per noi, per questo momento difficile, per tutte le persone che sono nel dolore, nella sofferenza, per chi si rivolge a Lui, per la Chiesa, per il mondo intero, per tutte le nostre case, le nostre famiglie, perché tutto possa ricominciare a fiorire. Chiediamo la tua forza. O Dio, Padre misericordioso, che scegli il piccolo per confondere i potenti del mondo, ti ringrazio per averci donato nel seminarista Orlando Rini una testimonianza di amore totale a tuo Figlio Gesù e alla sua Chiesa, fino al sacrificio della vita. Illuminato da questo esempio e per l'intercessione di Orlando Martire, ti chiedo di darmi la forza di essere sempre segno vivo del tuo amore nel mondo e di supplico di volermi concedere la grazia che ardentemente desidero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, vieni per noi. Sia lodato Gesù Cristo. Io sono di Gesù.